molte voci che provenivano dal palazzo centrale non erano determinate dalla vera e reale situazione, ma venivano trasmesse o recepite in una maniera distorta che si allontanava moltissimo dalla verità. E allora, per carità, non dico che è capitato qua, ma che è capitato sicuramente in una larga maggioranza dei dipendenti, che si aveva un'idea dell'amministrazione e soprattutto del capo dell'amministrazione, che il solo scopo dell'attività fosse quella di vessare, di, tra virgolette, disturbare i dipendenti, non tenendo conto delle singolari peculiarità individuali, non tenendo conto delle esigenze, dei bisogni, delle aspettative che uno ha in qualsiasi ruolo si cimenta, in qualsiasi situazione viene vista. Mi preme dire, sottolineare che il comportamento di questa amministrazione è stato leale, concreto e, tra virgolette, redditizio. Perché io non sto qui a dire quali sono i meriti della mia amministrazione, sto a dire invece quali azioni noi abbiamo creato per rendere forte la provincia regionale di Agrigento. La prima attività è che ci siamo resi conto che i fasti del passato non erano determinati da X presidente o da Y presidente, ma che erano determinati da erogazioni di fonti che venivano dal governo, che provenivano dal governo centrale e dalla regione, che consentivano, per esempio, agli assessori di avere dei impegni che superassero il miliardo di lire, che superassero a volte anche i 3 miliardi di lire. Vorrei ricordare che la formazione superava anche queste cifre, se non sbaglio. Oggi il PEG dell'assessore che ha più denaro non supera le 100.000 euro. L'assessore ai lavori pubblici ha soltanto 100.000 euro. Voi vi immaginate con 100.000 euro cosa potremmo sistemare o cosa possiamo aspettarci. E allora cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di guardare e seguire un po' quello che accadde qualche anno fa in Inghilterra, dove il primo ministro si accorge che i conti della patria, i conti del governo erano ogni giorno di meno e che i fondi erano sempre più risicati. E in un processo che loro chiamavano, scuserete il mio inglese povero e derelitto, Spending Review, dove questo processo si metteva davanti quali fossero gli screzi dell'economia, cioè quali fossero gli eccessi che c'erano, le cose inutili che si potevano togliere, le cose non essenziali che si potevano togliere. Ed è chiaro che quando noi interveniamo, la prima cosa che ci siamo preoccupati era di non mandare a casa i precari. Precari che, onestamente, io non so se oggi qua dentro ci sono precari che dovrebbero ringraziarci quotidianamente per quello che noi stiamo facendo e abbiamo fatto per loro, che invece ci vediamo protagonisti di attacchi inopinati nei confronti di un'amministrazione che, guardate, li aveva ricevuti dentro la stanza del presidente per raccomandargli di stare sereni, di stare tranquilli, perché noi, nei nostri programmi, nei nostri obiettivi, oltre alle situazioni che ci investono, di responsabilità, abbiamo pure la responsabilità morale di non lasciare nessuno a casa. Per fare questo avevamo due strade da percorrere. La prima era che se avessimo sforato il patto di stabilità, una delle sanzioni che non avrebbero consentito l'assunzione dei precari
era proprio lo sforamento del patto di stabilità, oltre che a una percentuale in meno di erogazione, oltre a tutti i danni che avremmo potuto fare. Per non sforare il patto di stabilità, che io nel giugno, il 17 giugno del 2008, quando mi sono insediato, avevo già trovato, ed era c'era giugno, avevo già trovato il patto sforato di 1,5 milioni, e con delle decisioni che qualcuno, per comodità linguistiche, mi definisce folli e definisce nate da una persona non serena, ma quella persona non serena ha permesso di non sforare già nel 2008 il patto di stabilità, di non sforarlo nel 2009, di non sforarlo nel 2010, e nel frattempo di aver eliminato circa 80 milioni di euro di debito. La provincia regionale di Agrigento è una delle più virtuose province d'Italia. Noi abbiamo i soldi, non c'è la cultura nell'individuo del rispetto degli altri, del rispetto della cosa pubblica, del rispetto che questa, in questi luoghi noi ci viviamo mezza giornata della nostra vita, ed è quello che io cerco sempre di fare capire ai miei alunni quando gli dico: se tu non rispetti la tua classe, il tuo banco, se tu non rispetti il tuo luogo e ci stai dalle 8:30 fino all'1:30, cioè ci passi metà della giornata, vuol dire che non rispetti nessuno. Se io considero i soldi della provincia i soldi di nessuno, facendo feste a destra o convegni a sinistra o qualsiasi forma stupida, soprattutto in mancanza di denaro, io non rispetterei la collettività. Una collettività, ed è il caso di molti dipendenti precari della nostra provincia, che vive con 700 euro al mese, ma che è demagogico e strumentale dire sempre e citare sempre il discorso che si vive con 700 euro al mese, perché sfiderei chiunque, al di là di questa amministrazione, cosa fanno i politici e cosa fanno i burocrati per consentire di eliminare questo gap, che sono uno stipendio da, perdonatemi, da miseria. La provincia a giugno del 2010, cioè qualche mese fa, trova 1,4 milioni di euro tagliandoli da tutte le parti, e mantiene non solo i precari, ma li mantiene con il contributo orario pari all'atto della firma del contratto, cioè non decurta nessuna ora. E la verità è che senza alcun intervento della regione la provincia si assume questa responsabilità, che guardate, non è un'azione di un coraggio senza responsabilità, perché un domani la Corte dei Conti potrebbe venirmi a cercare e potrebbe essere rendicontata della, di questa azione, che non è in nessuna normativa. Che belli, verranno i sindacati, veniamo i sindacati a dire: i lavoratori, ma dove sono i soldi? Non ci sono i soldi, bisogna trovarli, noi li possiamo trovare. E allora abbiamo due proposte che abbiamo fatto, il presidente Rossi, l'assessore Contino, tutti quanti gli assessori siamo disposti a non prendere nessuna indennità che la provincia ci dà, cioè noi vogliamo mettere i nostri 200-300 mila euro all'anno, che sono le indennità dei 12 assessori, e chiediamo al consiglio provinciale, a tutti i 35, di rinunciare anche loro alle indennità. Con questa operazione noi troveremmo 1,5 milioni di euro. Quanti saranno disposti a sottoscrivere la rinuncia all'indennità? Vi dico subito io: quasi nessuno, pochissimi. Dal prossimo anno il bilancio della provincia sarà di meno 400 mila euro. Ci aspettiamo rispetto, ci aspettiamo lealtà, ci aspettiamo collaborazione. Tutti abbiamo un'unica rotta, che è quella di migliorare il nostro ente e di migliorare la nostra situazione territoriale. Questo Presidente non si è occupato soltanto del lavoro, ma si è occupato delle scuole, si è occupato della dei PON che noi siamo riusciti a sbloccare grazie all'impegno politico della mia giunta, che è andata a Bruxelles.